Sono calabrese, sono della provincia di Reggio Calabria, però vivo a Roma da 12-13 anni. Mi sono spostato per motivi di studio, perché avevo preso il diploma di liceo artistico e me ne sono venuto a Roma un po' per affascinato dalla vita di città, uscendo fuori dal solito paesino. E poi mi sono iscritto a disegno industriale, di cui ancora non ho terminato la laurea, mi mancano tipo due esami. La fotografia mi sono avvicinato tipo durante il periodo dell'università, perché c'erano pure dei corsi di fotografia. E lavorando riuscii ad avere la prima macchina fotografica che era stata consigliata da un mio amico che era pure appassionato di fotografia. E questa macchina fotografica era la Yashica FX, che in qualsiasi caso, secondo me, io la considero come il mezzo che ti apre alla fotografia, perché era prettamente manuale e ti dava la possibilità di imparare appieno tutte le basi della fotografia. Attrezzatura, c'ho una D300 con un battery pack, sia sempre per quanto riguarda tipo la doppia impugnatura, e un D750-55 che per me, per quel tipo di fotografia che faccio io, è già abbastanza. Visto che sono uno che comunque in qualsiasi caso quando mi muovo cerco di essere più leggero possibile. E poi c'ho un flash, un SB400, c'ho un FM meccanica che la uso soltanto per quando faccio il bianco e nero, utilizzo la pellicola per poi lavorare in camera oscura. Devo ammettere che c'è molta post-produzione, però non è una post-produzione che va, cioè, io come posso dirla? È una post-produzione, mi faccio l'esempio della fantascienza hard e della fantascienza soft. Per me è una post-produzione soft perché non va al di fuori del trafantastico, ma in qualche maniera rimane aggrappato alla realtà. Cioè, io fotografo in determinate situazioni e faccio una specie di fotografia d'azione, come per quanto riguarda tipo la foto dei carabinieri, in qualsiasi caso, tipo alla manifestazione ottobre a Roma. E invece per quanto riguarda le foto tipo le panoramiche, le foto di architettura, cerco in qualche maniera di arrivare oltre allo scatto quotidiano. In qualsiasi caso cerco di vedere, non mi accontento solo del semplice ricordo, ma vorrei intravedere qualcosa di più. Quello che mi lega a me alla fotografia è un'esigenza sul ricordo. Lo faccio da 10 anni e ultimamente mi sono reso conto che ormai il ricordo non mi basta più, voglio andare oltre, voglio vedere qualcosa di più all'interno. Forse magari tipo dai miei scatti intravedo, che ne so, qualcosa nel mio subconscio, non lo so. Non lo so, la prima volta che l'ho visto attraverso l'obiettivo è una cosa proprio stupida, però è stata la prima volta che mio padre è venuto a casa con una Polaroid, erano gli anni 80. Ci fece sfodere questa Polaroid e ci fece una foto a me e mio fratello. E da là, diciamo che in qualche maniera ho capito che mi piaceva la fotografia. Ogni tanto spezzetto, diciamo, stacco il periodo di fotografia e mi butto sul design, sull'illustrazione. Voglio fare un saluto a tutto il gruppo di Total Photoshop che ho trovato un'iniziativa stupenda. Ringrazio pure la mia ragazza che ultimamente mi sta spronando ancora di più.